la platea Roberto Scala. Allora, ti avevamo premiato come migliore in campo Roberto Scala, cioè, uscendo fuori dai canoni, poi c'è stata un'incomprensione con Tonino Cordaro e quindi avremmo fatto il discorso anche con la Ricchiusa, perché eravamo indecisi, la giocatrice sarebbe stata lei o la Costinetto, che già avevamo premiato altre volte. Roberto, come dicevamo in diretta, non era una partita semplice, non solo dal punto di vista tattico, ma soprattutto perché per te era la prima volta in B2 da primo allenatore, e dopo un esonero con un allenatore esperto della categoria, anche della B1, che ha vinto tutte le partite tranne una, insomma, non saranno state settimane facili e nottate facili per te, o sbaglio? Le nottate sono state difficili e insonne, diciamo. Siccome un po' ti conosco, so a quanto ci dia la palla a volo. Esattamente, è stato un pensiero H24 nelle ultime due settimane. E, oltre a tutto quello che hai detto, veniamo da un periodo difficile, perché avevamo perso male ad Aragona e venivamo dalla partita in casa con Terrasini in cui non ci eravamo espressi al nostro livello. Per cui in questi 15 giorni hanno lavorato sodo, ma veramente sodo. E niente, e oggi si è visto il lavoro fatto in questi 15 giorni. Roberto, senti una cosa, l'hai preparata molto bene, soprattutto in battuta, perché ritengo che il fondamentale dove hai messo in crisi la squadra ospite è stata proprio quello della battuta. È una cosa a cui io tengo molto, la battuta. Secondo me. Guarda, ci troviamo d'accordo, perché io nel commentare le partite dico: chi batte bene è a metà dell'opera, perché sicuramente. Si parla spesso di muro difesa, però quella fase comincia dalla battuta. Bravo, se batti bene ricevono male, tutto diventa più difficile. E ci abbiamo lavorato tutti i giorni, tutti gli allenamenti abbiamo dedicato uno spazietto alla battuta, all'eccezione, perché è troppo importante. Tra l'altro ho visto che hai forzato in battuta, ma con pochissimi errori. Sono state bravissime. Oserei dire, la perfezione non esiste nello sport. Ci siamo andati vicino, perché mi hanno seguito, hanno fatto quello che le chiedevo e è andata bene, perché abbiamo tolto loro dei punti di riferimento in attacco molto importanti. Ecco, tu in questi anni di pallavolo hai avuto tanti maestri sicuramente, e hai avuto poca platea, perché spesso hai lavorato in sordina, io ti conosco, insomma, da quando mi sono avvicinato anche alla pallavolo. Ecco, nel preparare questa partita, qual è la persona che magari alla quale ti sei più collegato per prendere degli spunti? Tutti quelli con cui ho lavorato. Questa è la risposta a Demo Cristiano. Sia da atleta. Guardate la risposta a Demo Cristiano. Sia da atleta prima che da allenatore dopo. Quello è l'importante, no? Certo. Saper cogliere degli spunti da tutti, anche dagli avversari. L'anno scorso, due anni fa, quando ero fermo, quando ero fuori, guardavo tanto. Va bene, te la sei cavata bene questa risposta. Meno male. Va bene, ti facciamo anche complimenti, ci saranno occasione per rivederci e per risentirci. E ancora complimenti per questa partita. Grazie. Dal Palabucolo è tutto. Ringrazio chi mi ha aiutato qui alla console, Carmelo Cannata e Peppe Cicala, in regia Gianfranco Nunzio e Peppe De Cause, ricordandovi che la grande pallavolo è solo su 01 TV. Alla prossima.